Covid e residenza fiscale, in che modo la pandemia sta influenzando anche la sfera della fiscalità internazionale, cosa che riguarda tutti noi molto più da vicino, perlomeno il sottoscritto e la maggior parte dei suoi clienti, come la pandemia o di nuovo il lockdown generato da questa benedetta pandemia sta influenzando la residenza fiscale delle persone fisiche, ma anche delle società in questo momento storico particolarmente delicato e come soprattutto la fiscalità internazionale reagirà insieme alle amministrazioni finanziarie alle problematiche generate da questo lockdown. Come? Te lo dico tra un secondo. Prima di tutto voglio chiarire che questo video non ha nessun intento speculativo, non stiamo utilizzando la parola Covid a caso per aumentare diciamo, la ricerca organica e le interazioni con gli utenti, stiamo utilizzando la parola Covid perché la stessa OCSE, nelle linee guida pubblicate il 3 aprile scorso sul sito istituzionale, ha preso coscienza di una problematica importante, di come l'intera fiscalità internazionale in questo momento è soggetta a problematiche che in realtà erano già iniziate da molti anni a causa della digitalizzazione e della globalizzazione, ci arriviamo tra un attimo, ma diciamo che il lockdown generato da questo benedetto Covid-19 ha esasperato queste problematiche, li ha riportate all'ordine dell'attenzione e chiaramente l'OCSE si è sentita in dovere di dover intervenire con alcune precisazioni. E sono precisazioni che appunto traggono spunto da problematiche reali come quella del sottoscritto e come quella di numerosi clienti che si sono trovati bloccati in stati che non sono esattamente quelli della propria residenza fiscale. Devo dire che nelle settimane immediatamente successive il panico che io ho subito in prima persona, tra l'altro a partire dal 24 gennaio, data in cui mi trovavo in Vietnam, non sono mancate le telefonate dei clienti che come me si sono trovati bloccati in stati che non erano quelli della propria residenza fiscale, quindi clienti bloccati in Paraguay piuttosto che in Austria, piuttosto che in Svizzera, piuttosto che in Estonia. Veramente penso di aver ricevuto chiamate da ogni parte del mondo. Il punto non è questo, il punto è che chiaramente mi chiamavano e mi dicevano che cosa devo fare. I più fortunati, chi aveva la scelta, poteva decidere se salire sull'ultimo aereo disponibile. In qualche modo non tutti gli stati hanno bloccato le frontiere immediatamente, contemporaneamente, quindi all'inizio qualcuno aveva una marginalità di movimento maggiore, come per esempio il sottoscritto in Vietnam nel mese di gennaio. Le frontiere non sono state bloccate immediatamente, poco a poco però chiaramente tutti ci siamo ritrovati in questo casino bestiale e quindi i più fortunati magari all'inizio hanno avuto la possibilità di decidere se spostarsi o meno e si sono confrontati chiaramente con il loro consulente fiscale, che evidentemente ero io. I meno fortunati invece si sono trovati completamente bloccati in paesi dove magari si erano recati per affari, magari semplicemente per trovare la famiglia o per motivi semplicemente come dire personali, magari si erano fatti un viaggio di una settimana di ferie e si sono trovati bloccati all'interno appunto di stati terzi con tutte le problematiche fiscali che ne conseguono e che tendenzialmente possono essere ricollegate a tre principi fondamentali, cioè quello della residenza fiscale personale, quello della residenza fiscale delle società e quello delle persone giuridiche e dal concetto di stabile organizzazione. Vediamo perché. Partiamo dal concetto di residenza fiscale delle persone fisiche. Tendenzialmente i casi più classici, o meglio i due casi di scuola che poi sono riportati su questo documento dell'OCSE di cui pubblicato al 3 aprile che abbiamo detto in principio, cioè quali sono le casistiche che più frequenti perlomeno che questo lockdown generato dal Covid ha portato. Il caso più semplice è quello di una persona fisica che appunto è residente fiscale alla residenza fiscale nello stato A e si trova bloccata nello stato B, dove magari si è recata per un paio di settimane per motivi lavorativi o per motivi personali o per n altri motivi e non può tornare indietro, quindi non può tornare nel suo stato di residenza fiscale che è quello dove tendenzialmente ha il centro dei suoi interessi vitali, quindi dove ha casa, dove ha famiglia, dove ha amici, dove ha la palestra, eccetera eccetera. Si trova nello stato B dove tendenzialmente non ha nessuno di questi legami ed è importante sottolinearlo, stressarlo, lo vedremo tra un secondo perché, e che cosa può succedere, ok?
Caso numero uno. Il caso numero due è quello invece in cui un residente fiscale dello stato B, dove magari ha trasferito la residenza fiscale da un paio d'anni, penso a un italiano che si è trasferito a Malta, si trova temporaneamente in Italia perché magari è andato a trovare la famiglia e non può tornare più a Malta. Quindi dallo stato B, che è lo stato di sua residenza fiscale, Malta, si trova bloccato in Italia nello stato A, cioè quello in cui originariamente un paio d'anni fa aveva la sua residenza fiscale, e qui la situazione potrebbe essere un po' più delicata, un po' più problematica. Perché? Perché chiaramente mi trovo bloccato nello stato A di mia originaria residenza fiscale, in cui evidentemente ho ancora qualche interesse, perché magari ho la famiglia, perché magari ho la fidanzata, perché magari ho dei figli affidati in separazione alla mia ex moglie, perché ho dei fratelli, perché magari ho anche degli interessi economici. È una situazione estremamente ricorrente. Ebbene, l'OCSE giustamente sottolinea, prima di tutto deve verificarsi un problema di doppia residenza fiscale, cioè io mi devo trovare obiettivamente per più di 183 giorni bloccato in un altro paese, cosa che obiettivamente ad oggi potrebbe essere scongiurata, io me lo auguro. Che cosa può succedere però se invece o si superano i 183 giorni, oppure lo stato in cui mi trovo bloccato applica dei criteri di collegamento di residenza fiscale diversi da quello dei 183 giorni. Ci sono, quello dei 183 giorni, piccola digressione, non è l'unico criterio che viene utilizzato dai vari stati nel mondo per fissare, per collegare la residenza fiscale di una persona fisica all'interno del territorio. Alcuni guardano alla volontà di stabilire il centro dei propri interessi vitali, altri hanno dei criteri più complessi legati per esempio a un presence test, come fanno gli Stati Uniti. L'India per esempio applica un criterio differente per i neo residenti, anche lì c'è una sorta di concetto di non dom, eccetera eccetera. Cioè potrebbe verificarsi la situazione che, nonostante non sono rimasto per più di 183 giorni all'interno di un paese, potrei anche essere considerato però fiscalmente residente dalla legge domestica di quel paese. In questo caso, e quindi in caso di lockdown, in questo caso specifico di lockdown generato dalla pandemia, vado a prendere le convenzioni contro le doppie imposizioni, perché appunto si può essere verificata una doppia residenza fiscale. Lo stato dove sono bloccato mi considera fiscalmente residente, ma io ho una pregressa residenza fiscale. Vado a prendere le convenzioni contro le doppie imposizioni, e qui l'OCSE giustamente ci dice di andare all'articolo 4, al paragrafo 2, dove ci sono le tiebreakers rule, che sono praticamente quelle regole che intervengono ogni qualvolta c'è una problematica di doppia residenza fiscale. E ragionevolmente l'OCSE è addita alla seconda indica la seconda di queste due tiebreaker, cioè la prevalenza del centro degli interessi vitali, come quella risolutiva, come quella che, diciamo, nel 90% delle situazioni eventualmente generate dal lockdown da Covid potrebbe essere quella dirimente. Perché? Perché obiettivamente prendiamo la situazione che dicevamo all'inizio, no? Mi sono trasferito sono in vacanza in Vietnam, ma ho la residenza fiscale in Italia, mi trovo bloccato in Vietnam per 2 settimane. Se il Vietnam mi considera fiscalmente residente in Vietnam, io vado a prendere la convenzione contro le doppie imposizioni tra l'Italia e il Vietnam. La tiebreakers all'articolo 4 paragrafo 2 lettera B mi dice che il mio centro degli interessi vitali è quello prevalente, è quello dirimente. Quindi dove sono i miei interessi vitali? Sono in Italia, dove ho famiglia, ho figlio, ho lavoro, o sono in Vietnam, dove mi trovo bloccato con la mia amante per 2 settimane? Evidentemente in questo caso la convenzione dà ragione allo stato della residenza originale, quindi quello darebbe ragione all'Italia, e il problema così è risolto. Dovrebbe essere risolto, poi va sempre visto quale sarà l'approccio dell'Agenzia delle Entrate, delle amministrazioni fiscali, per esempio vietnamite. Cioè qui molto in realtà dipende dall'aggressività dell'amministrazione finanziaria di turno. In realtà l'OCSE fa proprio questo nel documento pubblicato sul suo sito il 3 aprile, cioè dice Agenzia delle Entrate, o meglio Tax Authorities, perché evidentemente si rivolge alla globalità, alla generalità dell'amministrazione finanziaria, dice per cortesia applichiamo un principio di prudenzialità, o meglio un principio di ragionevolezza, cioè verifichiamo che siamo di fronte a un evento eccezionale
non di fronte un evento abituale. Ok, quindi questo è il grande valore aggiunto di questa linea guida dell'Ocse, che evidentemente però non ha neanche la forza di soft law, cioè nel senso è semplicemente una linea guida dove si dice, si danno dei consigli, si cerca di ragionare, se vogliamo, su questa problematica, ma non è che le agenzie delle entrate, cioè non è legge evidentemente, quindi non è che l'agenzia delle entrate maghrebina piuttosto che italiana, piuttosto che coreana, devono fare, premesso che chiaramente questi paesi, non tutti questi paesi appartengono all'Ocse, devono per forza stare a sentire, no? Evidentemente l'Ocse è semplicemente una linea guida legata al buon senso. Ci siamo, abbiamo fatto una piccola digressione ancora in più, chiedo scusa, quindi torniamo invece al secondo caso, quello dell'italiano che si è trasferito a Malta 2 anni fa e adesso si ritrova bloccato in Italia perché era tornato a trovare la famiglia per 2 settimane, per pochi giorni, si è trovato gli aeroporti chiusi, Malta ha chiuso tutti gli aeroporti quasi immediatamente, l'unico aeroporto internazionale, ce n'è uno, quasi immediatamente, quindi non può tornare a Malta, si trova bloccato in Italia. Ecco qui la situazione potrebbe essere un tantinello più problematica, uno perché evidentemente potrebbe avere i suoi interessi economici a Malta, dove magari si è trasferito per motivi di lavoro, per costituire la sua società, per svolgere il suo business, e però potrebbe darsi il caso che, ne so, che l'ex moglie o la compagna non sia ancora trasferita a Malta con lui perché non ce n'è stato il tempo, o hanno fatto le cose con calma, o comunque la sua famiglia, i suoi fratelli, i suoi amici sono ancora in Italia, ecco, e allora qui c'è una problematica, probabilmente il centro degli interessi vitali potrebbe essere riconosciuto in caso di accertamento in entrambi i paesi, cioè uno dei classici casi in cui c'è concomitanza di centro degli interessi vitali. Perché? Perché quelli economici magari sono a Malta, quelli affettivi, sociali in generale sono in Italia, l'agenzia, la Cassazione abbiamo visto come li pesa di volta in volta in maniera diversa, quindi potrebbe esserci una cosiddetta concomitanza di centro degli interessi vitali. In questo caso l'Ocse dice ok, va bene, andiamo allora al terzo criterio, andiamo, cioè quello probabilmente in una fattispecie del genere, il terzo criterio, la terza tiebreaker, potrebbe essere quella dirimente, quella del soggiorno abituale, meglio della dimora abituale. Il concetto di dimora abituale, che non è immediatamente intuitivo, è lievemente differente da quello di abitazione permanente. Facciamo attenzione, l'abitazione permanente è il primo criterio e la prima tiebreaker in questione che si applica prima di andare al centro degli interessi vitali. Cioè, il modello Ocse mi dice che in caso di doppia residenza fiscale delle persone fisiche io vado a vedere dov'è la sua abitazione permanente. Se ha 2 abitazioni permanenti, perché magari ce n'è una in Italia e ne ha presa una a Malta, e potrebbe essere, consideriamo che anche una stanza tenuta a disposizione dai tuoi genitori in Italia può essere considerata abitazione permanente per come la vede la Cassazione. Ok, quindi è semplice, diciamo che non è tanto infrequente trovarsi in una situazione di doppia abitazione permanente. Quindi poi vado a vedere allora qual è il centro degli interessi vitali. Se anche questo, l'esempio che abbiamo fatto, a Malta ho il lavoro, in Italia ho la famiglia, vado a questo punto a vedere il terzo criterio di rimente, che è quello della dimora abituale. Tendenzialmente qui l'Ocse dice per favore agenzia delle entrate vai a guardare un attimino, cioè opera con criterio anche storico, quindi vai a vedere dov'è l'intenzione soggettiva del contribuente, dove dimora abitualmente, dove soggiorna abitualmente, se negli ultimi 2 anni, gli anni in cui ha trasferito la sua residenza fiscale nel paese terzo, obiettivamente è evidente che la sua dimora, la sua intenzione anche di dimorare all'interno di quel paese è superiore a quella, diciamo, è compliant con il fatto che si è trasferito in un altro paese, allora per cortesia applica un criterio di ragionevolezza e chiudi la questione. Quindi residenza fiscale delle persone fisiche, nella maggior parte dei casi, in caso di contestazione di doppia residenza fiscale, l'Ocse ci dice che ragionevolmente verrà risolta alla luce o della seconda tiebreaker, centro degli interessi vitali, o della terza tiebreaker, cioè dimora abituale. Ok, questo quello per quanto riguarda le persone fisiche, ed è quello che diciamo dovrebbe rassicurare persone come voi e come me che sono bloccati in un paese che non è quello della propria residenza fiscale. Ok, numero 1, quindi residenza delle persone fisiche.
Problematiche però possono essere, anzi, possono esserci anche per le persone giuridiche, perché? Perché noi sappiamo che in molte giurisdizioni, non in tutte, esistono comunque prevalentemente differenti criteri per considerare quando una società è considerata fiscalmente residente in un paese. L'Italia, articolo 73,3, l'avrò ripetuto mille volte per chi segue il programma di il canale di Tax Planning Internazionale, applica il criterio della sede legale, dell'oggetto principale e della sede dell'amministrazione. Ed è proprio la sede dell'amministrazione il problema che il lockdown da Covid può generare. Il caso è quello di un amministratore delegato o comunque di un consigliere di un amministratore di una società estera che si trova bloccato in un paese diverso da quello della propria società. L'amministratore di una società cinese che si trova bloccato in Italia dove era venuto a svolgere alcuni affari per alcuni mesi, per alcune settimane. Quindi non può tornare in Cina perché viene da Wuhan chiuso e non può. Premesso che l'Italia non lo farebbe uscire, ma comunque diciamo che si trova bloccato in Italia. E allora come mi devo comportare? Cioè che cosa dovrebbe fare il fisco italiano? Dovrebbe considerare che essendo lui l'amministratore principale della società cinese, agendo lui in Italia, devo considerare appunto che la sede amministrativa effettiva sostanzialmente è l'Italia adesso perché l'amministratore, il CEO si trova bloccato, il CEO si trova bloccato, il CEO, chiedo scusa, il CEO è terribile, non si può sentire, il CEO si trova bloccato in Italia, ecco. Anche qui, premesso che questa problematica si può verificare se e solo se ci troviamo di fronte a un problema di doppia residenza fiscale, cioè per essere considerata una società estera fiscalmente residente in Italia, esempio, la sede dell'amministrazione, il cosiddetto POEM, P-O-I-M, Place of Effective Management, deve essere verificato per oltre la metà del periodo d'imposta. Quindi prima di tutto questo lockdown dovrebbe durare per più di 6 mesi. Quindi facciamo attenzione a questo. Dopodiché, se questa cosa è vera, vado a prendere la convenzione contro le doppie imposizioni, di nuovo le tiebreaker, cioè il criterio dirimente per evitare problematiche di doppia imposizione fiscale, di doppia residenza giuridica, di doppia residenza fiscale, chiedo scusa, delle persone giuridiche, è quello della sede dell'amministrazione. Qui appunto l'OCSE interviene e dice nuovamente all'agenzia delle entrate, qualsiasi essa sia, facciamo attenzione, lo ribadisco, è un documento improntato, rivolto alla totalità delle amministrazioni fiscali, perlomeno a quelle che sanno sentire che cosa l'OCSE ha da dire. Utilizziamo un criterio di eccezionalità, cioè guardiamo all'eccezionalità e non all'abitualità, guardiamo al criterio storico, quindi è successo, è accaduta questa cosa quest'anno o è qualcuno che quest'anno ne sta approfittando o è successo spesso che questa persona è venuta in Italia e in realtà fa finta di amministrare la sua società dall'estero ma poi in realtà è sempre qui. Quindi di nuovo, chiaramente l'OCSE di nuovo non può dettare regole, dice semplicemente andiamo a vedere l'eccezionalità del problema, della causa, è più eccezionale di una pandemia, credo che non ci sia assolutamente nulla, e soprattutto l'involontarietà del soggetto. Quindi se lui evidentemente aveva preso un biglietto aereo per tornare prima che scattassero i 6 mesi, e allora probabilmente dobbiamo dargli credito. Se invece non l'aveva preso, non aveva preso questo biglietto, obiettivamente ci sono dei criteri di collegamento anche negli anni precedenti rispetto alle sue azioni, e allora, come dire, l'agenzia potrebbe essere un po' più puntigliosa. Però io credo che questa problematica, obiettivamente, come dire, però è nucleata per completezza di informazione, però credo sia abbastanza difficile da verificarsi, o meglio sia veramente evidente sottolineare il problema, la presenza dell'eccezionalità in una casistica del genere. Punto numero 3, e chiudiamo il novero perlomeno dei principali problemi di fiscalità internazionale, è la definizione di stabile organizzazione. Cioè, che cosa succede se un lavoratore di uno stato terzo si trova bloccato, un lavoratore magari italiano si trova bloccato in Bulgaria per oltre 6 mesi a causa di questo lockdown. Questo è un problema che in realtà hanno molti transfrontalieri che sono bloccati a Como e non possono andare a lavorare in Svizzera, insomma.
È un'altra problematica legata al lavoro dipendente. Rimaniamo però, chiedo scusa, sulla stabile organizzazione. Lavoratore, abbiamo due tipi di stabile organizzazione. Possiamo avere una stabile organizzazione materiale e una stabile organizzazione personale. La stabile organizzazione materiale, per darvi immediatamente il senso di quello che sto dicendo, un esempio concreto, qualcuno si è posto il problema che l'home office, cioè il fatto che un lavoratore dipendente si trovi, magari era un lavoratore dipendente italiano, si trova a lavorare in un appartamento che ha preso affitto in Bulgaria per qualche mese, allora quello che cosa è quell'home office, perché evidentemente è una casa dove lavoro, può essere considerato stabile organizzazione? Beh, di nuovo, tendenzialmente l'OCSE dice andiamo a vedere due cose, andiamo a vedere la volontarietà del soggetto, soprattutto mi dice una cosa che poi dice già il commentario, mi dice l'home office tendenzialmente non può essere considerato una sede a disposizione del datore di lavoro e questa assenza di collegamento, come dire, il fatto che non ci sia un datore che dica al dipendente di prendere quella sede, di andare, cioè sul contratto di lavoro non c'è scritto che lui deve lavorare da casa, cioè non è una sede riconducibile al datore di lavoro a tutti gli effetti, quindi l'assenza di un collegamento di questo tipo e l'involontarietà di nuovo del personale del lavoratore dipendente di rimanere in quel posto per quel determinato periodo di tempo dovrebbe essere un indice sufficiente, dice l'OCSE, per l'Agenzia delle Entrate bulgara in questo caso per far venire meno il criterio di stabile organizzazione. Noi sappiamo che una stabile organizzazione materiale si manifesta quando io ho una sede fissa d'affari per oltre 183 giorni in un determinato luogo fisico. I giorni dipendono, il computo dei giorni dipende da due cose, dipende sia dalla tax domestic law, quindi da quello che cosa dice il diritto tributario interno, sia da quello che dice la convenzione contro le doppie imposizioni quando è applicabile. Quindi questi 183 giorni non prendeteli come oro colato. È soltanto un esempio. Comunque l'OCSE dice che anche in questo caso un lavoratore dipendente bloccato a casa sua a lavorare in un paese terzo tendenzialmente è difficilmente riqualificabile come stabile organizzazione materiale. E il problema può porsi anche in presenza di una stabile organizzazione personale, cioè se io ho un dipendente o piuttosto di un agente distaccato in un paese terzo, diverso da quello dove è la sede principale della mia società. Se questa persona conclude contratti in nome e per conto della mia società in un paese terzo per oltre 183 giorni, è possibile considerare questo agente come una stabile organizzazione personale. Ora, di nuovo, anche qui l'OCSE, ma del resto non avrebbe potuto fare diversamente, rinnova l'invito da parte delle autorità fiscali, eventualmente che vanno a accertare una cosa del genere, di dare un peso all'eccezionalità del caso. Per cui, se è la prima volta che io mi trovo con un agente che si trova a concludere contratti in nome e per mio conto, per caso, poi magari per più di 183 giorni, allora dice tendenzialmente l'Agenzia delle Entrate chiude un occhio. Se invece, evidentemente, è una situazione che si perpetra, che si perpetua, chiedo scusa, negli anni, quindi nuovo il criterio storico, e allora magari posso applicare due pesi, due misure. Vedete, il problema comunque è esattamente questo, cioè come reagiranno le tax authorities alla fine di questo lockdown in caso di accertamento, perché alcune tax authorities sono particolarmente aggressive, lasciamo perdere l'Italia, pensiamo ai paesi asiatici, pensiamo all'India, pensiamo alla Corea, sicuramente l'Italia non è tra quelle meno aggressive. Il problema è che se tutti applicano criteri differenti, ci troveremo con situazioni di contrasto tra Stato e Stato, tra Stati e Stati. Quindi l'intenzione dell'OCSE è proprio questa di evitare diatribe inutili. In questo senso c'è da dire che alcune agenzie delle entrate, alcune tax authorities hanno reagito immediatamente, penso all'Australia, penso all'Inghilterra, penso all'Irlanda, già hanno pubblicato linee guida. Ma ce la posso fare, alcune linee guida in cui dicono appunto che non terranno conto dell'eccezionalità di questo momento. Però sarebbe auspicabile che lo facessero un po' tutte. Adesso mi rendo conto che ci sono priorità in questo momento che vanno probabilmente al di là di una circolare dell'Agenzia delle Entrate che faccia il punto su queste linee guida. Però perlomeno, come dire, non dico di dare dei threshold, cioè delle esenzioni fisse, quindi di fare tutti gli esempi e dire in questa condizione siete esenti da accertamento, siete esenti da doppia residenza fiscale, eccetera, eccetera. Però quantomeno, come dire, emanare delle linee guida dove appunto viene indicato che ci si rifarà in qualche modo al
al buon senso. Insomma, questa è la problematica che potrebbe emergere da qui ai prossimi anni in caso di accertamento. Vedremo come la fiscalità internazionale, come se l'OCSE sarà in grado di darci ulteriori risposte oppure no. Io sono Luca Tagliatela, spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, cliccate qui sotto, iscrivetevi al nostro canale e noi ci rivediamo al prossimo video.